Siamo presso la sala di monitoraggio e controllo di Chima Ambiente. Ho al mio fianco il presidente del CDA, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Beh, sappiamo purtroppo che ci sono tanti cittadini incivili, perché così vanno definiti, ed è giusto pertanto che, come dire, sia ripristinata la legalità attraverso una serie di interventi appunto mirati, sanzionatori, e in questa sala operativa vengono poi analizzate, elaborate tutte quelle foto, quei frame appunto che immortalano ai loro i trasgressori. Come sta andando questa attività? Vedo che ci sono numeri molto alti di infrazioni. Se da un lato è positivo, nel senso che si evidenzia il gran lavoro, no, che si sta svolgendo in questa direzione, dall'altro è davvero penoso pensare che ci siano cittadini che evidentemente hanno dichiarato guerra alla civiltà e al decoro urbano. Assolutamente sì, io voglio ringraziare innanzitutto i nostri dipendenti che qui alacremente stanno lavorando e soprattutto, come diceva lei, elaborano tutte le foto, i video che vengono riscossi. C'è una piccola minoranza rumorosa che fa molti danni per i cittadini, che noi grazie a una serie, un compendio di videotrappole, di attività insieme alla Polizia Municipale stiamo, diciamo così, riducendo drasticamente. Lei si immagini che siamo arrivati a numeri come 400 sanzioni, di queste già 150 sono state notificate e addirittura più di un terzo già pagate. Questo cosa vuol dire? Abbiamo necessità di un pugno deciso, determinato, questa è l'indicazione. Fermezza. Assolutamente sì, perché la stragrande maggioranza dei cittadini civili ci impone di lavorare così per migliorare Taranto, e questo sta avvenendo. Mi permetta una considerazione: stiamo riscontrando tanti che portano i rifiuti da fuori, quindi non tarantini, che vengono a Taranto a lavorare e che ci rilasciano in maniera inconferente i rifiuti a Taranto e vengono sanzionati.